Quel giorno ho distrutto la vita di Giulia e del bambino. Quel giorno con loro anche io me ne sono andato. Lo ha detto Alessandro Impagnatiello al termine della prima udienza di oggi, giovedì 18 gennaio, del processo che lo vede imputato per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano a settimo mese di gravidanza. Poi l'imputato, in una sua dichiarazione, ha precisato: "Non chiedo che queste scuse siano accettate, non posso chiedere perdono, chiedo solo che possano essere ascoltate. Se questa è l'occasione e il luogo per farlo, porgo le mie scuse." Queste parole sono state dette in aula da Impagnatiello quando lui ha preso parola. La famiglia Tramontano ha immediatamente lasciato l'aula. L'unica cosa che faccio è, la sera, prima di dormire, sperare di non svegliarmi al mattino dopo, ha concluso l'imputato. L'avvocata di Impagnatiello, Giulia Gerardini, ha precisato che è stato il suo assistito a decidere di chiedere scusa appena ne avrebbe avuto l'occasione, come oggi. Non si sa spiegare quello che è accaduto, quindi sgomento per quello che è successo. Si sente molto male. Era la prima occasione che aveva per parlare con la famiglia. Ha provato a mettere per iscritto il suo pensiero, ma prima non ci riusciva. Ha dato alla famiglia anche il tempo per vivere il loro dolore. L'avvocata poi non ha intenzione di svelare se chiederà la perizia psichiatrica.